Ciao a tutti, eccoci qua con un'altra nuova idea. Questo bellissimo maglioncino naturalmente senza manica, ma si possono anche mettere le maniche, dico subito. Ma la particolarità di questo lavoro, vedete com'è bello, questo colletto fatto così, tipo una barchetta, e anche come vedete c'è la tasca. Questa è la tasca fatta, vedete, è dentro, lavorata al centro. Apposta, una cosa diversa da tutte le altre. Questa maglia la possiamo anche utilizzare con, io ho utilizzato con la lana della Titanic, sempre da Salvatore De Prisco, e la potete fare anche in cotone, o se no tipo lana merino, se leggerissima, che si può indossare in qualsiasi momento. E adesso ve lo faccio vedere come indossa bene. Naturalmente, ripeto, le maniche sono facili da fare, veloci anche. Vedete come scende bene, come si vede la tasca, tutto. Vedete anche dietro la parte del collo, vedete com'è bello. E niente, adesso le mettiamo a posto. Vedete, lo stesso modo del collo in alto, fatto sia davanti che dietro uguale. Vedete come scende bene anche la cucitura del sotto il braccio. E niente, cosa dire? Adesso andiamo a realizzare questa bellissima maglia. Ok, per questa bellissima maglia ho utilizzato questo bellissimo filato, vedete, morbido, e io l'ho utilizzato 250 grammi di questo bellissimo filato con l'uncinetto del 6. Sempre se riusciamo a farlo vedere, perché è rosso. Ok, del 6. Bene. E questo filato è il Titanic, ok? 50% acrilico e 50% di lana, e si presentano in gomitolone da 500 grammi e la metratura è 1130. Il colore è 58 bagno 69776. Ok, è un filato veramente morbido. Io cioè, ho fatto questo bellissimo maglia che è veramente straordinaria. Poi, se sapete, avevo fatto anche altri lavori con questi tipi di filati. Li trovate in tutti i tipi di colore. Potete trovare anche sfumati e li potete trovare anche due, se non ricordo male, c'è il bianco lamè argento e il rosso lamè oro. Cioè, potete anche farlo come volete, veramente bello. E cosa dire? Per trovare questi bellissimi filati basta andare a cliccare su Facebook Salvatore De Prisco. Hanno tantissimi colori che non avete idea, e anche una vasta scelta, cioè sia la lana merino, se c'è il pull, poi c'è il pollicino, e poi ora stanno arrivando anche dei bellissimi cotoni nei vari colori, anche sfumati. Cioè, potete andare lì, visitate la loro pagina e vedete di quello che hanno. Per qualsiasi cosa, se riuscite, basta anche contattare me e vi aiuto. E per chi non ha il numero di Facebook e mi chiedono sempre come posso contattarli o come posso comprarli, basta guardare sul box informazioni. Io metto anche il numero e il cellulare che risponderà direttamente la nostra amica Teresa, e così almeno sarete anche voi pratici per poter acquistare. Niente, detto questo, adesso passiamo al nostro lavoro. Buon lavoro! Diciamo subito che questa maglia qui ha un multiplo di 2 catenelle. Io vado a mettere su 56 catenelle perché usiamo l'uncinetto del 6. Uncinetto del 6, ok? Naturalmente questo è un multiplo di 2 perché tanto la parte di dietro è facilissima da fare, per cui se volete mettere di più non è un problema, basta che prendete una vostra maglia, misurate la parte della maglia, la base, e vedete quante catenelle da mettere. Se utilizzate il numero 6, per esempio, con la taglia 40, allora diciamo subito 42 44, ho messo su 56 catenelle. Ok, mettiamo sulla taglia. Taglia 42, 44, 56 catenelle. Ok, invece per la taglia 44, 46 mettete su 60, 60 catenelle.
60 catenelle, taglia 46 48, mettete su 64 catenelle. Per la taglia 48 50, mettete su 70 catenelle. Naturalmente, queste 70 catenelle sul filato che uso io è l'uncinetto del 6. Se lo fate con l'uncinetto più piccolo, vi dico sempre di provare le cose che state facendo. Io vi do una base che dovete partire con questo, però voi se vedete che è un po' più largo, un po' più piccolo, un po' più grande, un po' più piccolo, basta o aumentare o diminuire di 2 catenelle, ok? Circa dovete fare 1 cm. Bene, adesso questa parte qui iniziamo con i primi 6 giri. Allora, 1, primo giro, maglie alte, secondo giro, maglie alte, terzo giro, maglie alte, quarto giro, maglie alte, io quinto giro, maglie alte. Sesto giro, maglie alte. Per cui andiamo a fare 6 giri di maglie alte, ok? E andiamo a lavorare. Okay, voi mettete le catenelle che vi ho detto, io vi faccio vedere questo piccolo schema perché tanto è velocissimo da fare, per cui ve lo faccio vedere. Adesso iniziamo subito con 2 catenelle, 1 e 2. Saltiamo 1 e 2, andiamo alla terza, andiamo a fare una maglia alta. Andiamo nella catenella successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta. Nella catenella successiva andiamo a fare un'altra maglia alta. Nella catenella successiva andiamo a fare un'altra maglia alta. Facciamo così tutte le maglie alte. Vedete? Tutto il primo giro di maglie alte, finiamo tutto il primo giro, finisco il giro, vedete? All'ultima catenella faccio l'ultima maglia alta. Ricordate che è un multiplo di 2, ok? Io ho messo un po' di catenelle, va bene così, solo per farvi vedere come lavorare. Adesso andiamo a fare di nuovo in totale 6 giri di maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, poi girate il lavoro, di nuovo ogni maglia alta sottostante andate a lavorare una maglia alta. 2. Vedete, ogni maglia alta sottostante lavoriamo le maglie alte. Facciamo così totale per 6 giri. Ok, così totale 6 giri. Andiamo a finire queste maglie. Okay, io ho fatto, vedete, 6 giri di maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 giri di maglie alte. Adesso andiamo a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Quello che andiamo a fare adesso si lavora sempre. Questo sarà sempre ripetitivo, ok? 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare altre 5 maglie alte. Per cui 1, 2, sempre ogni maglia alta sottostante lavoriamo 5 maglie alte. Siamo allora 3, 4 e 5. Con le 3 catenelle iniziali sono 6 maglie alte. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste 6 maglie alte si devono lavorare sia all'inizio che alla fine del giro, ok? Adesso saltiamo una maglia alta, andiamo nella successiva, andiamo a fare una maglia alta. Dove abbiamo saltato la maglia alta, entriamo, andiamo a fare la maglia alta. Praticamente incrociamo le maglie, così. Vedete? Di nuovo. Saltiamo una maglia alta, andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Dove abbiamo saltato la maglia alta, entriamo così, tiriamo e facciamo la maglia alta. Vedete? Così. Di nuovo, saltiamo una maglia alta, andiamo nella successiva, andiamo a fare una maglia alta. Dove abbiamo saltato la maglia alta, entriamo, facciamo una maglia alta, vedete? Tiriamo e facciamo la maglia alta. Di nuovo, saltiamo una maglietta, vado nella maglietta successiva e faccio una maglietta. Dove ho saltato la maglietta, entro, tiro il filo e faccio la maglietta. E voi dovete lavorare così fino ad arrivare
ultime 6 magliette, 2, 4, 2, 4, 6 magliette. Dovete lasciare 6 magliette perché li dovete lavorare normalmente. Per cui andate a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro, così, sempre così. Una maglietta, saltate una maglietta, andate alla maglia successiva e lavorate la maglietta. Poi andate dove avete saltato la maglietta, entrate, tirate filo e lavorate la maglietta e incrociamo praticamente le maglie. Poi fino ad arrivare alla fine del giro contate che devono arrivare 6 magliette, 2, 4, 6. Lavoriamo queste 6 magliette normalmente. 1. Ogni maglietta sottostante lavora la maglietta normale. 3, 4, 5. E alla terza catenella iniziale andiamo a fare la maglietta. E una 6. Come avete visto, abbiamo iniziato con 6 magliette normali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi abbiamo lavorato le maglie, 2 magliette intrecciate. Nella prima saltiamo una maglietta, andiamo nella successiva e facciamo una maglietta. Dove ho saltato la maglietta, entro e faccio la maglietta e così via, fino ad arrivare alla fine del giro che lavoriamo tutte le 6 magliette. In giro con le 6 magliette. Adesso ripetiamo di nuovo il giro, ve lo rifaccio vedere. 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare le 6 magliette totale, per cui rimangono 5 magliette perché le 3 catenelle già equivale a una maglietta. Andiamo nella successiva e lavoriamo la seconda maglietta. Andiamo nella successiva e lavoriamo la terza, nella successiva la quarta. Nella successiva la quinta, nella successiva la sesta. Adesso iniziamo il nostro lavoro. Saltiamo una maglietta, andiamo nella successiva, andiamo a lavorare la maglietta. Dove abbiamo saltato la maglietta, entro, tiro il filo e faccio la maglietta. Così. Di nuovo, salto una maglietta, vado nella successiva, faccio una maglietta. Vado dove ho saltato la maglietta, entro, così, tiro il filo e faccio la maglietta. Così, vedete? Salto la maglietta, vado nella successiva e lavoro la maglietta. Dove ho saltato la maglietta, entro, tiro il filo, faccio la maglietta. Così. Di nuovo, salto una maglietta, vado nella successiva, faccio la maglietta. Vado dove ho saltato la maglietta, entro, tiro il filo e faccio la maglietta. Finito il giro, sempre così fino ad arrivare alle ultime 6 magliette. Le ultime 6 magliette, lavorate le magliette. 1, le magliette normale, 2, 3, 4, 5. E alla terza catenella iniziale andate a lavorare la maglietta. Questo è il giro che dovete sempre fare. Da questo momento dovete sempre lavorare 6 magliette, poi lavorate intrecciando le maglie e quando arrivate alla fine del giro lavorate sempre le 6 magliette normali. Questo è praticamente il punto che andiamo a fare. Ok? Io dopo vi dirò quanti giri ho fatto così per sapere almeno la lunghezza della nostra maglia. Ok, vedete? Io praticamente, vedete come si vede il punto? Queste sono le 6 magliette, queste sono le 6 magliette e questo è il punto centrale, vedete com'è bello? Poi ho finito io con 1, 2, 3 giri di magliette, ok? Adesso vi dirò in totale quant'è la lunghezza, me lo metto così almeno riuscite a vedere bene. Allora, da qua a qua è 48 centimetri. Aspettate che dobbiamo metterlo bene perché a volte si tira invece. Allora, no, praticamente quasi 49 centimetri. 49 centimetri. Infatti, 49 centimetri, ragazzi. Ok? La lunghezza è 49 centimetri. Invece di larghezza è di parte da. Perché sapete che all'inizio si allarga sempre 48 centimetri e poi piano piano si stringe un pochino, però è normale perché il punto si tira. È proprio il modello del lavoro che deve venire un po' più stretto, ok? Per cui va a 45 centimetri e poi torna di nuovo con le 48 centimetri, 46 centimetri di nuovo, 46. E 46 anche qui. Ok?
Per cui è giusto, ok? Io vi ho detto su e giù i centimetri com'è. Adesso vi dico cosa dobbiamo fare. Tiro un attimo il metro che non ci serve, ok? Adesso vi dico cosa dobbiamo fare qui nella parte del collo. Dovete praticamente contare 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 maglie alte, mettete segnapunti. Naturalmente io la misura la faccio su di me, però voi questa qui è la parte della spalla dove noi dobbiamo poi andare a riunire. Questa invece è la parte del collo, per cui adesso dovete fare 14 maglie alte, 14 maglie alte, mettete segnapunti. Voi andate a prendere un vostro maglione, se no lo mettete su di voi. Andate a vedere su e giù la parte della spalla e del collo che deve rimanere. Io vi dirò adesso circa quanto è di centimetri del collo, ok? Allora, da qua a qua sono 22 centimetri, ok? Invece dalla parte della mani della spalla sono 12 centimetri da una parte e 12 centimetri da un'altra parte. Ok? Per cui 12, 12 e 22 centimetri di qua. Voi state attenti di prendere bene le misure, ma io non prendo a centimetri, io vado direttamente, prendo su di me stesso, su di chi lo faccio, su mia figlia, la vado a vedere sulla schiena e vado su e giù a prendere la parte del collo, perché così siamo sicuri che non viene né troppo stretta, meglio un po' larga che stretta, perché dobbiamo anche metterla sulla testa, naturalmente, come la infiliamo il maglione. Bene, adesso lasciate queste qui e adesso andiamo a prendere da dove c'è segnapunta, segnapunti, andiamo a fare il nostro collo. Ok, entro, vedete qui dove c'è segnapunti, qua sono 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e qui dove c'è il mio segnapunti entro con il filato. Faccio una catenella, 1, 2, 3, vado nella maglietta successiva da fare una maglietta. Vado nella maglietta successiva da fare una maglietta. Nella maglietta successiva una maglietta. Nella maglietta successiva da lavorare una maglietta. Adesso vado a lavorare tutte le magliette come primo giro. 1, vedete? Tutte le magliette vado a lavorare. Così. Qua vado a lavorare le magliette. Ve lo faccio vedere direttamente, primo giro. Intanto ho nascosto anche il filato, se avete visto. Così non si vede più il filato. Ok. Primo giro. Cercate di non stringere troppo il lavoro, allargate un po' la mano. Questo ma non l'ho nascosto abbastanza bene. Adesso vado fino ad arrivare qui dove c'è il mio segnapunti a lavorare le magliette. Ok, lavoriamo così, vedete? Sto lavorando tutte le magliette fino al mio segnapunti, eh? Ok. E se andiamo a contare dove c'è il mio segnapunti, l'ultimo qui dove c'è il mio segnapunti, entro, faccio la maglietta e se andate a contare ho lasciato 14 magliette, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 1 qui. Anzi, non ho lasciato allora 15, vediamo di qua. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e dove c'è il segnapunto, anzi togliamo il segnapunto, vado a lavorare l'ultima maglietta. Ok? Qui vado a lavorare l'ultima maglietta. E questo è il nostro primo giro dal nostro, la parte del collo. Vedete? Adesso andiamo a fare il secondo giro. Facciamo 3 catenelle. 1, 2, 3, giriamo il lavoro. Ok? E andiamo adesso a lavorare a 3 magliette, le 3 catenelle equivale a una maglietta. Andiamo qui nella successiva, lavoriamo una maglietta e sono già due. Andiamo nella successiva, andiamo a lavorare una maglietta, nella successiva andiamo a lavorare un'altra maglietta, totale 3, 4. Anzi, scusate,
Andiamo a lavorarne. Sì, giusto, 4. 1, 2, 3, 4. Adesso andiamo a lavorare praticamente il punto che abbiamo fatto prima. Praticamente saltiamo una maglietta, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglietta. Andiamo adesso dove abbiamo saltato, andiamo a lavorare tirando il filo, lavorando la maglietta. Cercate di non stringere il lavoro, ok? Andiamo, saltiamo una, andiamo nella successiva, andiamo a lavorare la maglietta. Andiamo dove abbiamo saltato, tiriamo e lavoriamo la maglietta. Di nuovo saltiamo la maglietta, andiamo nella successiva e lavoriamo la maglietta. Andiamo dove abbiamo saltato e lavoriamo la maglietta. Di nuovo, saltiamo la maglietta, andiamo alla successiva e lavoriamo la maglietta. Dove abbiamo saltato, entriamo e lavoriamo la maglietta. Praticamente il punto ormai lo sapete, andate a lavorare fino alla fine dove ci sono le quattro magliette. 1, 2, 3, 4. Qua fino alle quattro magliette e poi lavorate le magliette, perché ormai il punto l'avete visto, l'abbiamo già fatto insieme prima. Adesso questo qui tagliamo andando il filato che non ci serve perché dove io ho nascosto, ok? Così è pulito. Adesso io vado a fare tutti i giri, faccio così, arrivo fino a qui, dove ci sono le quattro magliette, ve lo faccio rivedere il motivo, anche se ormai il motivo lo sapete già. Arrivate, vedete, alla fine del giro e vado a lavorare le mie quattro magliette, 1, 2, 3 e 4. Alla terza catena iniziale vado a fare la quarta maglietta, così. 3 catenelle, 1, 2, 3 e rigirate di nuovo, girate di nuovo il lavoro e andate a lavorare di nuovo questo punto qui, 4 magliette, di nuovo le maglie intrecciate, poi alla fine le 4 magliette. Dopo vi dirò quanti giri ho fatto io. Io totale ho fatto, allora, 1, 2, 3 giri. Adesso dobbiamo aumentare il lavoro. Abbiamo fatto, vi ricordate, un primo giro di magliette, poi 3 giri con il nostro motivo. Adesso dobbiamo aumentare una maglia all'inizio e una maglia alla fine. Per cui facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro. E dove abbiamo fatto le 3 catenelle, entriamo, andiamo a fare un'altra maglietta, 2. E abbiamo fatto così. Aspettate un attimo che prendo bene il filato. Allora, dove abbiamo fatto le 3 catenelle, rientro e faccio la maglietta. E abbiamo fatto così un aumento. Adesso vado a lavorare le magliette. Totale con le magliette dobbiamo avere 5 magliette. Ok. Adesso vado a fare il mio motivo, intanto l'aumento l'abbiamo fatto, vedete, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso vado a lavorare normalmente il mio motivo, come sempre, saltando una maglietta, poi lavoro la seconda maglietta, incrociando il lavoro. Adesso vado a lavorare il mio motivo fino ad arrivare alla fine del lavoro che vi faccio vedere come continuare. Andiamo a lavorare fino a qui, ok? A dopo. Ok. Sono, vedete, alla fine del giro dove ci sono le quattro magliette, lavoro le quattro magliette, 1, 2, 3 e alla terza catena iniziale andiamo a fare la quarta maglietta. Adesso qui dove abbiamo fatto la maglietta alla terza catenella rientriamo facendo un'altra maglietta e così abbiamo fatto l'aumento sia all'inizio che alla fine. Adesso andiamo di nuovo ad aumentare il nostro motivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, dove abbiamo fatto le 3 catenelle rientriamo e andiamo a fare un'altra maglietta, così di 5 diventano 6 magliette totale. Adesso andiamo a lavorare una maglietta alta, vedete tutte le magliette sottostante, ok, totale abbiamo lavorato, vedete. Abbiamo partito con 4 magliette, poi sono diventate nel giro prima successivo abbiamo fatto un aumento e sono diventate 5. Adesso in questo giro successivo sono diventate 6, 2, 4, 6. Adesso andate a lavorare sempre normale il motivo, come sempre, e andate ad arrivare fino alla fine che vi faccio vedere come di nuovo aumentare la maglia. Andiamo a lavorare tutto il motivo. Ok, sono arrivata alla fine del giro, vado a lavorare tutte le mie 5 magliette. 1, 2, 3, 4,
E alla quinta catenella iniziale andiamo a lavorare la maglietta. E anche qui andiamo a fare l'aumento. Rientriamo, sempre alla terza catenella, e facciamo la maglietta. E abbiamo aumentato sia all'inizio che alla fine. Ci troviamo 6 magliette di qua e 6 magliette di qua, come vedete. Vedete come piano piano si allarga il nostro lavoro? Adesso andate avanti così, 3 catenelle, poi dove avete fatto le 3 catenelle andate a fare l'aumento, poi lavorate tutte le magliette, poi il motivo e tutte le magliette, alla fine, alla terza catena iniziale andate a fare la maglietta più un'altra maglietta, totale 7 magliette diventano, poi 8, poi 9 e così via. Adesso non so quanto arriverò di magliette, dopo ve lo dirò, a dopo. Ok, io ho finito, totale ho fatto, sono arrivata a 13 magliette di qua e 13 magliette di qua. Totale abbiamo fatto 9 giri di aumenti, perché se vi ricordate il primo giro sono le magliette, va bene. Poi abbiamo fatto il primo giro, secondo giro e terzo giro, abbiamo fatto il motivo normale e poi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri con l'aumento. Infatti siamo arrivati a 13 magliette perché partivamo da 4, poi 5, poi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 aumenti. Totale siamo arrivati da 5 a 13. Vedete? 9 giri in più. Per totale sono 14. Bene, adesso detto questo, andiamo a fare un altro giro, un'altra parte di questo, vedete, uguale. Vedete com'è bello? Un golfino diverso dagli altri. Andiamo a fare un altro identico a questo qui e poi ci ritroviamo di nuovo qua. Abbiamo fatto sia la prima parte, una dietro, e sia adesso prendo anche l'altro e due. Ok? Abbiamo fatto le due parti. Adesso pensavo di andarlo a chiudere, no, ma sinceramente prima di andarlo a chiudere pensavo di fare la tasca, così poi infissiamo la tasca e non ci viene poi difficile a cucirla a fare. Per cui andiamo a fare adesso la tasca. E la tasca praticamente è uguale alla parte del collo che noi abbiamo lavorato, cioè iniziamo a fare 22 magliette, 28 magliette, poi facciamo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3 giri normale. Adesso ve lo faccio vedere che è meglio perché così non. Ma dobbiamo fare un altro lavoro come questo che abbiamo fatto qua nella parte del collo, identico per fare la parte sotto nel nostro lavoro, cioè qui, ok? E andiamo a farlo. Cosa volevo dire, se avete fatto una taglia più grande o più piccola, dovete contare sempre le maglie che avete fatto per iniziare la parte del collo. Se io, per esempio, ho iniziato con 28 maglie e voi ne avete iniziato con 30, 32 o 25, 24, dovete iniziare allo stesso modo perché dobbiamo fare proprio identico al collo che abbiamo lavorato noi. Ok, per cui andiamo a fare come lo stesso lavoro che abbiamo già fatto, che è questo qui. Ok, io ho messo su 28 catenelle. Adesso iniziamo a fare il primo giro di magliette. Ecco, i 2 catenelle. Salto 1, 2, vado alla terza e vado a fare la maglietta 2. Adesso ogni catenella sottostante andiamo a lavorare le magliette. Ogni catenella sottostante una maglietta. Questo è il nostro primo giro. Scusate, beh, ok. Ogni maglietta sottostante lavoriamo una maglietta, ok? Ogni catenella sottostante, perdonate. Ok, lavoriamo così per tutto il giro. Facciamo tutto il giro di magliette. Così abbiamo fatto il primo giro di magliette. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo a lavorare altre 3 magliette, per cui andiamo nella successiva, facciamo una maglietta 2, andiamo nella successiva, facciamo un'altra maglietta 3, nella successiva un'altra maglietta 4. Abbiamo lavorato 4 magliette normale. Adesso andiamo a fare il nostro motivo. Saltiamo una maglietta, andiamo nella successiva, facciamo una maglietta
Questo me lo sapete. Andiamo dove abbiamo saltato la magliata, entriamo e facciamo la magliata. Di nuovo, saltiamo la magliata, andiamo nella successiva, facciamo la magliata. Saltiamo e andiamo dove abbiamo saltato la magliata e facciamo la magliata. Così abbiamo intrecciato il lavoro. Di nuovo, saltiamo la magliata, andiamo nella successiva, una magliata. E dove abbiamo saltato, rientriamo e andiamo a fare una magliata. E così abbiamo intrecciato il lavoro. Ormai lo sapete questo lavoro, per cui andiamo a fare tutto fino ad arrivare alle ultime quattro magliette che li lavoriamo normalmente. Finiamo questo giro così. Vedete? O finisco il giro, è rimasto 1, 2, 3, 4 magliette. Vado a lavorare le mie 4 magliette. 1, 2, 3. E alla terza catenella iniziale vado a fare la maglietta. Perfetto, e abbiamo iniziato il nostro motivo, come avete visto. Adesso andiamo a fare altri due giri così, con le quattro magliette, il motivo e le quattro magliette. Ne facciamo totali tre. Uno l'abbiamo fatto e ne facciamo altri due, per cui questo è il secondo, per cui 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare le 4 magliette totali, per cui 2, questa è la seconda, poi la terza e poi la quarta. Adesso andiamo a lavorare tutto il motivo, come sempre, quando arrivate all'ultimo fate le 4 magliette, poi ne fate un altro giro di nuovo, 4 magliette, il motivo e 4 magliette. Totale devono essere 3 giri di questo motivo qua con le 4 magliette, ok? Questo è il primo, il secondo stiamo iniziando e poi fate il terzo e poi ci ritroviamo qui. Bene, perfetto, adesso abbiamo fatto, vedete, primo, secondo, terzo giro con le 4 magliette, il motivo e finale 4 magliette. Adesso iniziamo ad aumentare il nostro lavoro. Come abbiamo fatto sia la parte del collo, lo dobbiamo fare anche in questa parte. Praticamente 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro, dove ho fatto le 3 catenelle, rientro e vado a fare di nuovo una maglietta. E qui abbiamo fatto già un aumento. Adesso vado a lavorare le mie magliette, come si presentano. Totale di magliette me ne ritrovo 5. Ok? Perché abbiamo fatto l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso andiamo a fare il motivo normalmente. Quando arriviamo alla fine del giro vi faccio vedere anche l'aumento della maglia. Bene, sono arrivata, vedete, alla fine del giro e adesso vado a lavorare le mie 4 magliette. 1, 2, 3 e alla terza catenella iniziale faccio una magliata. 4. Adesso, sempre dove ho fatto la magliata, la terza catenella, rientro e faccio un'altra magliata. Totale, anche qui ci ritroviamo 5 magliette. 1, 2, 3, 4, 5, come l'inizio. 5 e 5. Ok? Di nuovo dobbiamo sempre aumentare fino ad arrivare con 13 magliette di qua e 13 magliette di qua. È il nostro motivo normale da lavorare. Ricominciamo di nuovo con le 3 catenelle. 1, 2, 3. Giriamo il lavoro e di nuovo dove abbiamo fatto le 3 catenelle entriamo e facciamo la maglietta. Allora, di 5 magliette ce ne ritroviamo in totale 6, perché 2 le abbiamo già lavorate. Andiamo nella successiva 3, nella successiva vedete 4, nella successiva 5, nella successiva 6. Vedete? 6 magliette. Adesso si fa il motivo, poi arrivate qui dove ci sono le 5 magliette, lavorate le 5 magliette, la terza catena iniziale dove avete fatto la maglietta, andate a rifare un'altra maglietta, totale 6, anche da questa parte, no, scusate, 5. No, sono 2, 4, 6. Anche da questa parte devono essere 6. Poi giro successivo 7 e 7, giro successivo 8 e 8 e così via fino ad arrivare a 13 magliette. Poi se poi voi la volete più grande, naturalmente andate avanti come volete, ok? Io ve lo faccio vedere. Bene, adesso andiamo avanti così e poi ci ritroviamo qui al lavoro finito. Ok. Io ho fatto, vedete, sono arrivata le 13 magliette a destra, 2,
4, 6, 8, 10, 12, una 13 e 13 anche nella parte sinistra, vedete? E così abbiamo allargato. Naturalmente adesso prendiamo la nostra una sola, una per capire, prendete una sola, andiamo a prendere, perché tanto ce ne serve solo una, per vedere come sta venendo. Vedete com'è bello? Partiamo da giù, dove ci sono tutte le magliette, andiamo a collegare qui. Vedete, questa è la parte sopra. Dal taschino aperto in avanti, vedete, è perfetta. Va benissimo così. Vedete com'è bella? Adesso cosa facciamo? Andiamo a fare un giro di maglie basse per dire, dare un senso in questa parte qui, abbellire naturalmente la parte dove viene vista la maglia. Per cui adesso prendiamo il foglio, prendiamo qui un uncinetto, facciamo una catenella, ok, entriamo nella prima maglietta e facciamo una maglia bassa, così andiamo dove c'è la maglietta, entriamo e facciamo una maglia bassa, vedete? Così viene perfetto il lavoro. Entriamo e facciamo una maglia bassa, andiamo ogni maglietta, non stringete troppo il lavoro e fate una maglia bassa così. Anzi, vedo che sono troppo larghe, allora facciamo così. Allora, una, ho fatto la maglia bassa, poi vado nella successiva maglietta e ne faccio due, perché così non si stringe il lavoro, uno e uno, due, ok. Vado nella successiva, ne lavoro una, vedete, così. Vado nella successiva, ne lavoro due, uno, una maglia bassa e un'altra maglia bassa, due. Nella successiva ne lavoro adesso una, sempre dove c'è la maglietta, eh? Così, vedete? Così almeno dà un senso pulito del lavoro. Adesso andiamo nella successiva, ne lavoriamo due, uno e uno, due. Nella successiva una, nella successiva due. 1, spalle di maglia bassa e 2, nella successiva 1, adesso nella successiva 2, 1 e 2, nella successiva 1, nella successiva 1, perché siamo vicini alla maglia. Adesso andiamo qui, facciamo una maglia bassa 1. E qui alla catenella iniziale entro, vado a fare anche qui una maglia bassa, così. Vedete come abbiamo abbellito bene la maglia? Adesso girate e anche qui andate a fare una maglia bassa ogni maglia sottostante. Arrivate nell'angolo, fatto una maglia bassa, ne entrate, ne fate due e andate a finire dove avete iniziato. Abbiamo iniziato di qua, andate a fare fino a, anzi no, fate fino a qui, perché questa parte qui non serve, perché è già bello di suo. Per cui andate a fare tutta questa zona qui, poi di qua chiudete il lavoro e poi ci ritroviamo qui. Ok, la nostra tasca, come vedete, è ben realizzata. Vedete com'è bella? Questa è la parte sotto, naturalmente, la parte più lunga, e la parte sopra quella più piccola. Ok, abbiamo fatto un giro di maglie basse per renderla. Vedete com'è bello così? Cioè, si vede bene, dai. Almeno così è tutta un bel lavoro fatto per bene. Adesso cosa facciamo? Prima di riunire le due parti della maglia, andiamo a cucire solo la parte prima, questa. Andiamo a prendere uno dei due, perché tanti sono uguali i lavori, sia destro sia che dietro che davanti. Per cui andiamo a realizzare, prendiamo una di queste, questa è la parte sul diritto, prendiamola, mettiamo così e andiamo a prendere anche questa. Allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove c'è. Andiamo a collegare dove c'è, lasciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove ci sono le 6 magliette li lasciamo e qui andiamo a collegare la maglia. Andiamo a contare intanto lo spazio 2, 4, 6 e qui sono 2, 4, per cui facciamo 5 e 5. 2, 4, 5 deve essere la metà e la metà, ok? Questa è la metà della nostra tasca. Adesso prendiamo il filo, io l'ho lasciato bello lungo per poter bene
cucire questa parte qui e la parte anche qui. Naturalmente no, questi lati, dobbiamo solo cucire queste due parti qui. Per cui andiamo a prendere il nostro filato, così non devo sempre taglio che è un po' lungo, ok? Non devo cucire, fare i nodi, sapete che evitiamo di fare i nodi. Adesso cosa facciamo? Entriamo da qui, entriamo da questa parte qui. Adesso vediamo, lo metto così almeno potete vederlo bene. Entro da questa parte. C'è la maglia, ok, maglia bassa, entro e vado a cucire, ok. Poi passo di nuovo dall'altra parte, vado a cucire solamente dove ci sono, vedete, le due catenelle della maglia. Entro e vado a cucire così, ok. Anche qui vado qua dentro e cucio, vedete? Sempre a zig zag perché così si viene bene il lavoro, eh? Vedete? Perfetto. E andiamo avanti così. Lavorate così per tutto fino ad arrivare naturalmente al bordo della maglia. Vedete? Ok. Vedete? Sì. Stavo controllando che mi guardate bene. Vado da qui. E vado a chiudere e vado anche qui a lavorare la maglia. Cercate di cucirlo bene che non si vede. Vedete? Ok, andiamo a cucire tutta questa parte qui e poi la stessa cosa, mettete bene sul lavoro, andate a cucire questa parte qui. Ok? Andiamo a fare questi due lavori. Ok, la tasca l'abbiamo cucita. Vedete com'è bello? Cucito sopra e sotto. Ben fissata con lo stesso punto del nostro lavoro. Ok, adesso andiamo a prendere la parte per fare l'unione dei due maglie, scusate, sia la maglia del davanti che del dietro. Adesso andiamo a prenderla e andiamo a fare così. Mettiamo il diritto verso di noi, che è già questo, ok? E poi andiamo a mettere il rovescio verso di noi, che è questo. Ok, adesso cosa facciamo? Andiamo a riunire prima la parte sopra, ok? Angolo qua angolo, vedete? Questa parte qui e questa anche parte qui, come ormai sapete. Questa parte qui, 1 e 1, 2. Andiamo a riunire queste due parti. Poi io non so, forse credo di riunire solamente un primo, secondo, terzo giro. Farò fino al terzo giro l'unione che poi lo lascio così aperto. Così, sia che la parte dietro e la parte, vedete, così aperto. Non credo di cucire abbastanza, per cui cucirò solamente 1, 2, 3, 4 giri totale, ok? Cucirò fino a 4 giri, per cui inizio da qui, faccio tutta questa parte qui da cucitura, ok? Allora, 1, 2, 3, 4 giri, da qui a qui comincio a cucire. E la stessa cosa da qui, 1, 2, 3, 4, da qua fino a qui. E questa è la parte della manica. Poi andiamo a indossare la maglia e andiamo a vedere quanti centimetri da lasciare per le braccia. Ok? Adesso prima andiamo a cucire queste due parti qui, anzi, facciamo una cosa, misuriamo subito e così almeno sappiamo quanti ne dobbiamo lasciare. Ok? Ok, mettiamo i segnapunti come ho fatto io qui all'inizio ci sono le maglie alte. Poi andiamo a prendere le misure. Circa, vi dirò quando ce ne la farò io circa farò 19 centimetri, lascio 19 centimetri che qui vado qui e metto il mio segnapunti 1 e vado a contare adesso quante maglie sono e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maglie. Andiamo a contare anche qui 15. Per cui 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Sono 15 maglie. E questa è la nostra manica, vedete? E da qua a qua andiamo a cucire. Per cui metto il mio segnapunti qua, finale, 1 e 1, 2. So che da questa parte qui, fino a qui vado a cucire. E la stessa cosa andate a fare anche da qua. Adesso intanto vi metto anche segnapunti per far capire dove andiamo a cucire anche la parte di qua. Per cui andiamo a contare, questa è la parte della spalla, contiamo 1, 2, 3, 4, qua mettiamo 4 e vado a contare anche qui, 1, 2, 3 e 4, 4 qui. Per cui da qua a qua vado a cucire. E la stessa cosa andiamo a fare di qua, andiamo a contare. 15, intanto contiamo subito da qua così fermiamo il lavoro. Per cui sono 1, 2, 3, 4 qui, mettiamo i segnapunti, 1, vado a contare anche qui 1, 2, 3, 4 e metto qui i segnapunti, ok? E da qua a qua vado a cucire. La stessa cosa vado a mettere qui i segnapunti, ok? Che è l'angolo dove c'è l'inizio, e qua andiamo anche a cucire. Adesso contiamo anche qui 15 giri di magliette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Qua metto il mio segnapunti e vado a contare anche da questa parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, metto i miei segnapunti. Andiamo a vedere la misura. Vedete? 19, quasi 20 cm, come di qua. Andiamo a vedere di qua. Mettiamo bene il lavoro. Vedete? Quasi 20 cm. Perfetto, ed è giusto. Adesso da qui, dove c'è il segnapunto, vado qui all'inizio del lavoro, vado a mettere anche qui il mio segnapunto, che so che questa parte qui vado a cucirla. 1 e 1, 2. Perfetto. Andiamo a cucire questa parte qui, queste sono le braccia, no, questa parte qui da questa parte, e poi andiamo a cucire da questa parte qui fino a qui, poi questo no perché sono le braccia, e poi questa parte qui fino a qui. Ok? Andiamo a cucire questo e poi ci ritroviamo qui per fare le maniche. Vedete, il collo praticamente rimane così. Così. Uno può anche chiudere da qua e fare tipo un giro così. Cioè, vi faccio vedere l'idea che viene bello. Uno lo gira e viene così. Però io sinceramente questa volta lo voglio lasciare aperto. Lo voglio lasciare aperto così per cambiare un po' il modello. Vedete? Com'è bello? Ok, bene, adesso andiamo a cucire e ci ritroviamo qui per iniziare con le maniche. A dopo. Adesso, vedete, l'ho cucito, vi faccio vedere cucito sia da qua, vedete com'è bello, e cucito anche dalla parte. Bene, qua l'abbiamo cucito anche, vedete com'è bello il collo? C'è proprio a barchetta con il motivo, vedete come risale il nostro lavoro, è proprio bello. L'abbiamo fatto tipo a barchetta perché avevamo fatto lo stesso a misura, vedete? La stessa cosa che abbiamo fatto nel collo l'abbiamo fatta anche nella tasca, così in modo tale che hanno la stessa, il stesso lavoro, che è anche bello da indossare su un jeans, su un pantaloncino, là come cavolo, questi pantaloni stretti, diciamolo così. Bene, poi chi vuole fare le maniche, basta, dove è chiuso, ripartire da qui, rimettere delle maglie basse, fate delle maglie basse e poi iniziare con il motivo. Da sotto iniziate da qui, fate delle maglie basse e da qui sempre fate 4 maglie alte all'inizio e poi intrecciate, sapete che è il multiplo di 2, per cui fate 4 maglie alte, fate il motivo.
Ok, finito anche qui con 4 magliette e chiudete la terza catenella iniziale. Il secondo giro è sempre così, 4 magliette. Quando arrivate a un certo punto verso la parte finale del braccio, dove ci sono le 4 magliette, togliete una maglia all'inizio e una maglia alla fine. Piano piano si stringe anche la parte di sotto. Chi la vuole stretta e chi la vuole larga, continua il nostro motivo, cioè non è difficile, anzi è una cosa facile da fare le maniche con il motivo che risale sia le maglie alte con l'incrocio delle maglie, cioè è veramente bello. Niente, detto questo, spero che vi sia piaciuto anche questo piccolo tutorial perché è veramente stato fatto velocissimo e veloce da realizzare, poi con questa bellissima lana non si può dire nulla. E niente, e cosa dire? Grazie, grazie, grazie e grazie per tutti i like che mi mettete tutti i giorni e cosa dire? Al prossimo tutorial, ciao ciao!